Siamo stati allertati per un incendio al 15° piano. Quando le squadre sono arrivate, dopo un quarto d'ora, hanno trovato una delle due facciate completamente avvolta dalle fiamme. Quindi significa che nell'arco di pochissimo tempo, ecco, tutta la facciata è stata interessata dalla combustione. Quindi sicuramente si parla di un incendio di facciata, di un incendio estremamente rapido. State lavorando sulle cause, che ipotesi state facendo? Ma stiamo lavorando innanzitutto per cercare di concludere quello che è il nostro intervento principale, che è il soccorso tecnico urgente, quindi escludere, lo abbiamo escluso che ci siano persone, anche se questo era già escluso ieri, però abbiamo voluto verificare con gli occhi, aprendo appartamento per appartamento ed essendo certi che in effetti quanto avevamo riscontrato telefonicamente rispondeva al vero. Adesso stiamo cercando di mettere in sicurezza le parti pericolanti, all'interno una struttura abbastanza ammalorata, intendo dire da un punto di vista dei solai. Sono fortemente compromessi. Dobbiamo mettere in sicurezza anche altre parti pericolanti, la struttura in acciaio che vedete ancora per fortuna aggrappata all'edificio, che era una delle cose che ci ha lasciato un po' più col patema d'animo ieri, perché l'acciaio non va d'accordo col fuoco, ma un po' l'azione di raffreddamento, un po' forse siamo stati fortunati, ha retto e questo ha consentito di operare un po' più in sicurezza. Ma per questo abbiamo fatto evacuare anche le abitazioni che stavano qua vicino. È chiaro che poi c'è il tema delle indagini, che è in mano ovviamente alla Procura della Repubblica, stiamo collaborando e stiamo cominciando a farci delle idee, a raccogliere insomma qualcosa e poi vedremo. Quanto della velocità di propagazione delle fiamme dipende dal materiale? Beh, questa è una delle domande che ci stiamo facendo, insomma, in letteratura il materiale può condurre, però adesso è un po' presto per dire che, diciamo, che la propagazione. Questo è uno dei temi oggetto sicuramente di interessamento anche da parte nostra. Vedremo nei prossimi giorni quello che viene fuori. E resta comunque l'ipotesi cortocircuito anche questa. Ma anche qui adesso gli ambienti interni erano, diciamo, al momento erano quasi tutti disabitati, quindi parecchie persone sono scese giù da sole, quindi stiamo raccogliendo anche lì tutta una serie di informazioni, stiamo sentendo un po' le persone. È chiaro che l'anomalia elettrica è una delle possibili potenziali cause in questi casi, però vedremo, ripeto, è ancora molto presto. Ecco, sentivate.